Eder. Mac. Pallister. Dopo 21 anni dall'omicidio di Desiree Piovanelli c'è ancora qualcuno, dal proprio punto di vista, che pensa che non si sia fatto abbastanza per arrivare alla piena verità sulla vicenda. Chi chiede la revisione del processo sono Giovanni Erra, in carcere per l'omicidio della quindicenne e il padre della vittima. A muoverli però due strade e richieste differenti. Il triste destino della quindicenne Desiree Piovanelli è stato segnato nel settembre 2002. Quando in modo premeditato e programmato dai suoi carnefici venne attirata con un pretesto in cascina Ermengarda di Leno, Brescia, dal suo vicino di casa Nicola, anche lui quindicenne. Insieme ad altri due coetanei, il quattordicenne Mattia e il quindicenne Nico, insieme a Giovanni Erra, all'epoca 36enne, anch'esso vicino di casa di Desiree, per essere violentata e uccisa brutalmente, massacrata a coltellate. Tutti sono stati arrestati e condannati in via definitiva. I tre, all'epoca minorenni, hanno già scontato la loro pena e ora sono liberi fuori dal carcere, mentre Erra, condannato all'ergastolo in primo grado, ridotta in appello a 20 e poi in corte d'assise a 30 anni. Nel 2019 Erra, che si professa innocente, ha chiesto la revisione del processo contestando la ricostruzione dei giudici. Nel 2016 scrisse una lettera nella quale si rivolgeva ai tre ragazzi condannati con lui, invitandoli a raccontare veramente come fossero andate le cose. Sulla condanna di Erra, si era espresso anche il fratello raccontando che Giovanni Erra si sarebbe recato nella cascina, dove è morta Desiree, perché nascondeva della droga. Una volta arrivato lì, avrebbe trovato il cadavere e si allontanò senza dare l'allarme per poi tornare il giorno dopo per recuperare la sostanza stupefacente. Per lui, Giovanni Erra, ha tentato parecchie volte di difendersi, ma non è mai stato creduto. Nel 2022 altra richiesta di revisione del processo perché spunta uno scontrino. Uno scontrino che sposterebbe l'orario dell'acquisto dell'arma del delitto di un'ora. Il minore che ha acquistato l'arma avrebbe detto di averlo fatto alle 15:10, ma sullo scontrino l'orario riportato è 14:14. Questo, secondo il legale di Erra, escluderebbe il coinvolgimento del suo cliente. Per la difesa, inoltre, Erra sarebbe stato in casa a dormire al momento del delitto. In realtà questa revisione appare piuttosto ardua, vista la capacità di Erra di aver cambiato versione più volte ritrattando di volta in base alle esigenze processuali. A suo tempo anche la moglie di Erra cercò di difenderlo e creargli un alibi. Ve lo dico io come sono andate le cose. Giovanni era a casa fino alle 5, io sono andata via alle 5:30, ed era qua con me. Sono sicurissima che è estraneo a questa cosa e che cercavano un capro espiatorio a cui addossare tutte queste colpe. Se non è che un'intercettazione ambientale in macchina fa emergere che la moglie non era tanto sicura di quanto invece affermato. Tant'è vero che chiede al marito il perché fosse uscito e cosa avesse fatto. Galazzini, legale difensore di Erra, dichiara. Erra disse in quella sede che era un appassionato collezionista di coltelli. Il GIP gli chiede dove fossero i coltelli e Giovanni disse di essersene liberato. Uno o due li aveva regalati e uno lo aveva gettato nel cassonetto di fronte a casa sua. La spiegazione del timore di aver gettato il coltello nel cassonetto era che gli venisse addebitata qualche responsabilità sulla morte di Desiree. Si ingannò da solo, perché dimostrò di aver avuto timore che il suo coltello fosse implicato. Lui non poteva tuttavia sapere del coltello, dal momento che si credeva Desiree fosse in giro per i fatti suoi. A quel punto, Giovanni Erra crolla e si mette a piangere. Per mettere ordine ai fatti, fu interpellato l'allora colonnello Luciano Garofano, comandante del RIS di Parma. Il padre di Desiree Piovanelli sostiene che per lui ci sarebbero ancora molti punti oscuri intorno all'omicidio della figlia, e che la verità non è ancora del tutto emersa, spiegando che dietro al rapimento e l'efferato delitto ci sarebbe una rete di pedofili che sarebbe ancora attiva nella bassa bresciana. Uno dei punti oscuri sarebbe proprio una traccia biologica che, all'epoca dei fatti, era stata isolata sul giubbotto indossato dalla figlia e che non apparteneva a nessuno dei condannati. Un elemento che non sarebbe mai stato approfondito. Un'altra incongruenza riguarda l'orario in cui Desiree sarebbe uscita da casa. È uscita alle 14:30. Non è vero che è uscita un'ora dopo, alle 15:30.
Uno dei ragazzi, dalle 15:15 alle 16, ha fatto parecchie telefonate. Quindi Daisy, a quell'ora, era già morta. Il padre di Desiree ha spiegato che la telefonata è stata molto lunga, come se il ragazzo avesse dovuto riferire a qualcuno quello che era successo. E si domanda, perché non è stato verificato a chi ha telefonato e cosa si sono detti? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!